Ci avevamo sperato invece nel gruppo F, il famigerato gruppo con Francia, Germania e Portogallo, passano a braccetto tutte e tre, Ucraina del nostro, sì, Ucraina, Ungheria del nostro Marco Rossi, che purtroppo viene eliminata all'ultima giornata. Miei amici appassionati di grande calcio, buonasera, benvenuti, buongiorno ragazzi, Europeo 2021. Sì, io ho le occhiaie e tutto quanto, ma parliamo di questa partita, di queste due partite, che hanno definito in maniera totale il tabellone che da sabato darà il via alla fase di eliminazione diretta di questo Euro 2021. La partita fra Portogallo e Francia è stata condizionata da una prestazione non convincente dell'arbitro Laos, dello spagnolo Laos, che ha dato tre rigori, due al Portogallo e uno alla Francia. I rigori per il Portogallo secondo me c'erano, quello per la Francia secondo me assolutamente no, è un veramente rigore praticamente inesistente. Il Portogallo si porta in vantaggio con Ronaldo dopo che la Francia aveva speso molto per portarsi in vantaggio con Mbappé, che ha provato a sgusciare le maglie della difesa del Portogallo e a depositare in rete, però lui Patrizio si è fatto trovare pronto a parare il tiro del giocatore del Paris Saint-Germain. Quindi il gol di Ronaldo su rigore, poi arriva come detto il pareggio della Francia con il rigore di Benzema, ed è proprio Benzema che porta in vantaggio i galletti francesi. Benzema, che vi ricordo, a causa degli screzi, non veniva in nazionale veramente da tantissimo tempo. Quindi sicuramente per il giocatore francese del Real Madrid è sicuramente un'iniezione di fiducia importante, sia per lui che per tutto lo staff di Didier Deschamps, che può contare finalmente su un campione affermato lì davanti, con tutto il rispetto per Giroud. Il 2-2 porta la firma di Ronaldo, poi sembra che sia il Portogallo a voler premere sull'acceleratore, perché dall'altra parte, da Monaco di Baviera, dove si giocava appunto Germania-Ungheria, non venivano buone notizie perché l'Ungheria era in vantaggio. Questo faceva sì che la Germania passasse con migliore terza rispetto al Portogallo, in quanto aveva vinto la propria sfida contro il Portogallo. Ma all'84esimo è arrivato il gol di Leon Goretzka, che condanna praticamente l'Ungheria all'eliminazione, e quindi vanno avanti ancora una volta le tre grandi favorite di questo girone, con il Portogallo che ancora una volta riesce a passare la fase eliminatoria, non con tre pareggi, con una vittoria e un pareggio. Allora, vi leggo un attimo il tabellone. Il Belgio sfiderà o la terza di Ola A, Ola D, Ola E, Ola F, vediamo un po' come faranno. Italia-Austria, ok. Poi la prima del girone F, quindi la Francia, che sarà dalla nostra parte del tabellone, quindi l'Italia potrà incontrare la Francia nelle semifinali contro una terza, o del girone A, o del girone C. Poi c'è Croazia-Spagna, interessante anche questa, come quindi probabilissimo Francia-Spagna nei quarti di finale. Poi la Svezia sfiderà la terza di uno o della B, della C, della D. L'Inghilterra sfiderà invece la seconda di questo gruppo, che sarebbe la Germania. Quindi Inghilterra-Germania sarà veramente una sfida importante. Poi l'Olanda contro una terza o della D o della F, e Galles-Danimarca. Ora vediamo come stabilizzeranno gli ottavi. Vi volevo anche dire che si è giocata questa sera, o meglio alle 18, il gruppo E c'è stata la vittoria straripante a Siviglia della Spagna contro la Slovacchia, 5-0 della banda allenata da Luis Enrique, e a San Pietroburgo la Svezia riesce a battere in extremis all'ultimo minuto la Polonia, 3-2 è il risultato finale, con la Svezia e la Spagna che passano, la Slovacchia che nonostante i 3 punti resta a casa. Cioè, torna a casa. Quindi le due terze che non sono passate sono state Slovacchia e Finlandia. Le terze che invece sono passate sono state Portogallo, Svizzera, Ucraina e Repubblica Ceca. Quindi queste sono le migliori 16. Dite un po' che cosa ne pensate sotto i commenti. Chi vincerà l'Europeo ditemelo qui sotto. Niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye!